A tutti, insomma, io sono Ornella Favero, sono responsabile di questo progetto a Scuola di Libertà e vado subito, cioè di solito quando si presenta una persona con, insomma, si dicono tutti i titoli, allora lo dico anch'io velocemente. Adolfo Ceretti è professore di criminologia all'Università degli Studi di Milano Bicocca, è un criminologo importante. Coordinatore scientifico del Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale del Comune di Milano. E poi, quando si dicono queste cose di lui, ci sono i suoi libri. E i suoi libri mi sono accorta, rileggendo queste note, che sono state tappe fondamentali di tutto il lavoro che noi facciamo in carcere, perché questo seminario raccoglie insegnanti che seguono il progetto con Scuola Carcere, diciamo, e volontari che appunto fanno volontariato in carcere un po'. Ecco, mi sembra che i suoi libri siano un po' il filo conduttore del lavoro che noi facciamo. E allora vorrei partire da una questione, Adolfo. Tu dici nella tua autobiografia, Il diavolo mi accarezza i capelli, che sei ossessionato da una domanda: perché io non ero diventato violento e l'altro sì? Perché cosa muove la mano di una persona quando attacca il corpo di un altro? Allora vorrei cominciare da qui, dal tema della violenza. E do subito la parola a te. Grazie Ornella. Mi sentite perché? Sì. Ok, no, perché c'era che l'audio era stato disattivato. Allora, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti e grazie di essere qui con Ornella, con me, con Silvia e Antonio e tutti gli altri. Beh, sì, effettivamente confermo a distanza ormai da 2 anni dalla pubblicazione del libro che questa domanda mi ha tormentato e mi continua a tormentare perché in un certo senso costituisce uno dei fulcri del mio lavoro. E io adesso ho appena consegnato un nuovo libro all'editore Cortina, questa volta, che è ancora una volta un libro sulla violenza, non è sulla giustizia riparativa, ma un libro sulla violenza, in cui credo insieme a Lorenzo Natali, col quale lavoro da tempo su questo tema, un ulteriore passo avanti nella ricerca teorica, empirica su questo tema. Ma la domanda a cui faceva riferimento Ornella è una domanda più esistenziale, nel senso che ormai per chi conosce me, conosce il libro, continuo a ripetere un po' le stesse cose, ma per chi non mi conosce, è una domanda che è entrata nella mia vita in modo definitivo nel 1980, quando stavo per laurearmi in giurisprudenza e fu ucciso il professore con il quale stavo scrivendo la tesi, Guido Galli, che era un magistrato che si stava occupando in quel periodo di numerosi processi che riguardavano la lotta armata in Italia e aveva rinviato a giudizio Corrado Alunni e altri allora presunti responsabili di fatti di sangue gravissimi. E per questo motivo, per questo rinvio a giudizio, venne ucciso davanti all'aula in cui teneva la lezione, solitamente la lezione di criminologia, dentro l'università, allora Università Statale di Milano. E quel fatto fu quello che per un ragazzo borghese come ero io, perché
ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia, diciamo, dell'intelligenza milanese, una famiglia molto cattolica e molto di sinistra, i classici cattocomunisti, come si suol dire. Mio padre è un gioielliere, ne racconto molto nel libro, e mia madre sostanzialmente una casalinga che dava lezioni private, ripetizioni a persone, diciamo, che non abbienti, che avevano un curriculum scolastico molto scadente, e mia madre lo faceva gratuitamente, ma parlo di 5-6 ore al giorno di lezione tutti i giorni. La piglio così alla lontana anche per creare un po' con voi una vicinanza su chi sono io. E, diciamo, la mia famiglia è una famiglia, quella allargata di zii e cugini, di intellettuali, erano, perché non ci sono più, di musicisti anche molto famosi, e per cui sono cresciuto nella bambagia abbastanza, cioè sempre vicino ai temi sociali, alle questioni politiche, però a una certa distanza, cioè il mio corpo non era immerso come quello dei miei coetanei. Io sono nato nel novembre del 2 novembre del 1955, quindi diciamo nel 68 avevo 12 anni, ma negli anni 70 ho fatto il ginnasio, poi il liceo, e sono stato compagno di classe cioè di scuola, non di classe, di persone che poi hanno deciso di prendere le armi, e uno per tutti, Marco Barbone, che fu uno degli autori materiali dell'omicidio di Walter Tobagi. Per cui suo fratello Sandro è tuttora mio amico, e quindi la mia vita ha sempre vissuto su questo registro di, diciamo, essere contiguo a dei mondi che però non mi hanno mai catturato col corpo dentro a determinate dinamiche. Me ne sono sempre bellamente tenuto alla larga, direi per fortuna, fino a quando appunto io avevo 24 anni e avevo appena fatto poi il servizio militare, e fu ucciso Guido Galli. Quello fu un evento, diciamo, un punto di non ritorno, perché mi resi conto che tutto quello che mi scorreva davanti mi interessava raggiungere soltanto per cercare di capire che cos'era il mondo, se vogliamo usare una frase marziana, di interpretarlo e non cambiarlo, a quel punto ero lì. E quindi io credo che più o meno inconsapevolmente, in quel momento che ho deciso di studiare criminologia oltre l'università, di impegnarmi soprattutto in ricerche fondate proprio sul perché delle persone che poi tra l'altro ho conosciuto, perché una delle persone che hanno ucciso Guido Galli, anzi quello che esplose colpi con la sua arma da fuoco, Sergio Seggio, lo racconto molto dettagliatamente nel libro, l'ho conosciuto nella redazione di una rivista pubblicata dai gesuiti, che
appunto, poi non, insomma, ha avuto una vita abbastanza breve, ma lui faceva parte di questa redazione, come ne facevo parte io. E poi adesso non mi dilungo nel racconto, però lì l'ho incontrato. Per cui tutta la mia vita, posso dire, è stata una vita di incontri al limite, sempre affacciandomi su dei mondi che in realtà mi stavano attraversando. Allora, sì, tu da quegli incontri, da questa ossessione per questa domanda, poi dici, poi sei arrivato ti sei dedicato a studiare cosa muove la mano di una persona appunto quando attacca il corpo dell'altro e in particolare il tuo libro Cosmologie Violente da questo punto di vista è importante, credo. Ecco, mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa di più di quel libro e di quello studio, perché poi vorrei da lì arrivare al tema della mediazione. Sì, diciamo, il libro Cosmologie Violente che ho scritto con Lorenzo Natali è stato pubblicato da Cortina nel 2009, che è un libro molto complesso, molto accademico, amatissimo dagli studenti, incredibilmente, perché è un libro, diciamo, scritto senza molte concessioni al lettore, devo dire. E che però adesso ha questo sequel, appunto a distanza di 13 anni, sempre con Lorenzo Natali. A maggio credo uscirà questo nuovo libro che prosegue il percorso iniziato in Cosmologie Violente, che è poi continuato attraverso alcuni rivoli in pubblicazioni su riviste specializzate, cioè su riviste accademiche, quindi nascoste, diciamo, al pubblico non dedicato a questi ragionamenti. E è un libro che, cioè il libro al quale forse sono più legato, più ancora di tutto il lavoro che ho fatto nel campo della giustizia riparativa, che pure è stato molto coinvolgente. Perché? Perché è il libro che più si avvicina alla risposta della domanda che Ornella mi ha fatto all'inizio del nostro incontro e in particolare quest'ultimo libro che non so ancora bene come si intitoli, penso che si intitolerà Io volevo ucciderla, e si affaccia su questo tema del perché le persone attaccano il corpo delle altre con delle risposte che nascono da un lavoro che è stato fatto negli Stati Uniti da un collega e amico che si chiama Lonnie Athens, che è a mio modo di vedere, un grandissimo criminologo. E Lorenzo e io abbiamo provato a vedere se le sue teorie reggevano anche applicate da noi qui in Italia, e da lì abbiamo proseguito lungo il filo della sua ricerca. Appunto il termine cosmologie è nostro e fondamentalmente noi vediamo la violenza prima di tutto non come l'esito di una malattia mentale o l'esito di insomma, quelle che sono pensate come le teorie sulla devianza più note, cioè le teorie delle sottoculture, per dirla in termini molto
poco tecnici, vale a dire che noi siamo il prodotto, quasi una decalcomania del nostro ambiente sociale, o siamo l'esito della nostra malattia mentale, dei nostri, della sofferenza psichica che viviamo. Ecco, Lonnie Atkins ci ha aiutati a prendere le distanze da questi concetti molto novecenteschi, per non dire addirittura in alcuni casi ottocenteschi, che però hanno davvero dominato il pensiero molto determinista, sia in ambito diciamo psichiatrico forense, sia in ambito sociologico della devianza. Sono retaggi molto sessantottini, appunto, quelli di pensare che noi siamo l'esito dell'ambiente in cui viviamo. Tamozo Shibutani, che è un grande filosofo sconosciutissimo, ha scritto appunto delle pagine memorabili, ma anche il premio Nobel Amartya Sen, per prendere le distanze dall'idea che noi siamo delle miniature del mondo sociale in cui viviamo, o delle decalcomanie del mondo sociale in cui viviamo. Però noi avevamo bisogno di un appiglio forte, e questo appiglio l'abbiamo trovato in Athens, e soprattutto nell'idea che non è certo stato il primo a lui a dirlo, però noi abbiamo raffinato il suo pensiero dicendo che noi ci costruiamo delle cosmologie che possono essere violente o non violente, ma ci intramiamo in relazione al mondo che viviamo, che naturalmente ci orienta, come ci orientano i geni, come insomma gli studi sulle neuroscienze sono molto interessanti quando vanno nel campo dell'epigenetica, che quindi tengono conto di geni ambiente. Siamo sicuramente orientati, ma è sostanzialmente, noi siamo l'esito dell'interazione che avviene tra noi e il mondo attraverso la costruzione del nostro sé, che è come una cabina di regia attraverso la quale abbiamo questa capacità straordinaria, che non ha nessun altro essere vivente al mondo, di dialogare, di conversare con noi stessi. Cioè, noi siamo una narrazione, noi siamo un racconto, come diceva Paul Ricoeur, come ha scritto magistralmente il grande filosofo Paul Ricoeur, noi siamo un racconto che si intrama dall'inizio della nostra vita nel rapporto con gli altri, e qui entrano in gioco quelli che tutto l'interazionismo simbolico, che è anche la corrente di pensiero a cui si rifà Lonnie Atkins, gli altri significativi sono le persone che nel corso della vita significano per noi. Athens li definisce una comunità fantasma, cioè quella comunità che ci abita di altri significativi con i quali noi quotidianamente interloquiamo nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione, qualsiasi decisione, ma soprattutto le decisioni più complesse. Lorenzo e io abbiamo preferito definirlo Parlamento interiore, perché ci sembra un'immagine che dal punto di vista così anche iconografico, Lorenzo è un appassionato di visual e di tutte le teorie visual, provate a configurarvi che ognuno di noi ha come un Parlamento dentro di sé, con una maggioranza e una minoranza. Tra l'altro proprio oggi si vota per il Presidente della Repubblica, e in questo Parlamento siedono tutte le altre persone che per noi sono significative,
soltanto che qualcuna lo è più di qualcun'altra. Ma questo crea come un conflitto dentro di noi molte volte tra chi ci suggerisce qualcosa come importante chi non, e chi invece magari è contrario. In questo Parlamento siedono sempre delle persone che hanno fondamentalmente una forza smisurata nel suggerirci che cosa in una determinata situazione è consigliabile fare oppure meno. Poi siamo noi che abbiamo la cabina di regia per interloquendo con questo altro significativo, con questi altri significativi per definire e interpretare una situazione, perché ogni volta noi siamo gettati dentro una situazione che va interpretata. Ecco, l'origine della violenza sta tutta qui, cioè nel fatto che molte volte per molte persone che sono gettate dentro a degli ambienti violenti, l'orientamento, non la determinazione, ma l'orientamento del dialogo interiore è declinato sul fatto che la violenza è uno strumento, diciamo, culturalmente accettabile per risolvere dei conflitti. Questo senza ricadere ovviamente nelle teorie delle sottoculture, perché le sottoculture ci dicono che una persona che appartiene a un ambiente violento lo sarà quasi necessariamente anche lei. No, qui per noi il discorso è molto più complesso, perché non basta essere gettati dentro a a un ambiente, a una storia con degli altri significativi violenti. È necessario iniziare a costruirsi un cosmo interiore violento, e questo avviene attraverso un processo, perché a differenza appunto di alcuni altri pensatori, spero che mi riusciate a seguire, che non sia troppo complesso, noi non vediamo un determinismo, cioè se A e B, ma vediamo, come dire, che lentamente ci possono essere dei processi, e chiamiamo questo processo un processo di violentizzazione. Che cos'è la violentizzazione? È la parola è un neologismo, una crasi tra violenza e socializzazione, cioè una socializzazione alla violenza, però in un modo particolare, la violenza che prende il mio corpo dentro a questa forma di socializzazione. In che modo? Per esempio, una fase, la prima fase della violentizzazione è la brutalizzazione. La brutalizzazione è un, diciamo, processo, una prima parte di un processo attraverso la quale io vengo, per esempio, addestrato violentemente alla violenza. L'addestramento alla violenza è un passaggio decisivo, nel senso che io posso essere immesso dentro a una mi viene più la parola inglese, embodied, cioè cioè incorporare la violenza attraverso un rapporto io-tu con un altro significativo violento che inizia proprio quella diciamo istruzione quotidiana a essere violento. Cerco, vi leggo per esempio un piccolo passaggio di un'intervista che abbiamo fatto quando a 9 anni un bambino inizia questo
processo di violentizzazione. Perché questo ho dimenticato di dirlo, è proprio la narrazione, cioè noi come costruiamo queste teorie, Lorenzo, io, Athens e tutti quelli che fanno parte un po' di questo filone di narrative criminology che adesso sta pigliando molto piede. Ascoltando le persone, cioè mettendole nel loro flusso narrativo e dando loro la parola, ovviamente orientandole su, nell'articolarsi del loro racconto e permettendo a loro, mentre narrano a noi la loro vicenda, la loro storia di vita, di narrare a se stessi. Cioè costruendo un soliloquio, costruendo una narrazione interiore. Mentre io ti dico chi sono, mi dico ecco, questo sono io. E qui nasce quella visione, quella lettura cosmologica di cui facevo cenno poc'anzi. Ero tornato a casa da scuola con le ginocchia sbucciate e i calzoni strappati. Mio nonno, tra parentesi quadre aggiungo io, che era ovviamente un altro significativo, mi chiese che cosa fosse successo. Gli risposi che un ragazzone mi aveva preso a botte durante l'intervallo. Lui mi incalzò replicando che non voleva che nessuno picchiasse suo nipote. Fu così che iniziò a darmi lezioni di boxe. Il giorno successivo, durante l'intervallo, saltai addosso al tipo, ma lui mi stese un'altra volta. Quando lo raccontai a mio nonno, lui mi frustò, aggiungendo che avrei fatto meglio a massacrare quel ragazzino, altrimenti mi avrebbe frustato ancora più forte. Sapevo che quel ragazzo non avrebbe potuto farmi male più di quanto me ne avrebbe fatto mio nonno. E così provai di nuovo a battermi con lui. Dopo alcune settimane lo attaccai durante l'intervallo, colpendolo in faccia con tutta la mia forza, mettendolo KO. Mentre era ancora a terra, lo prese a calci in testa, in faccia, proprio come si deve. Gli feci sanguinare la bocca e gli ruppi il naso. Dopodiché presi il suo posto di bullo nella scuola. Allora, questo è un frammento di un discorso amoroso, direbbe Roland Barthes, invece qui è un frammento cosmologico, cioè dell'inizio della costruzione di una cosmologia violenta. Vediamo un altro significativo, il nonno che di fronte a un pestaggio prende l'iniziativa nei confronti di suo nipote e lo inizia ad addestrare alla violenza. Allora, io adesso non vado avanti perché, diciamo che la costruzione, questo è un libro di quasi 400 pagine, io ho cercato di riassumere, anzi di 400 pagine, proprio vi ho riassunto uno spunto in pochi minuti, però è per dirvi che noi cerchiamo di rintracciare la nascita di un soggetto esattamente nel momento in cui fa la comparsa la violenza subita nel corso della sua vita e come lentamente questa vittimizzazione si trasformi attraverso questo percorso, questo processo di cui dicevo, di cui la brutalizzazione costituisce uno dei primi passaggi, ma poi ce ne sono altri fino ad arrivare alla prestazione violenta, ecco, costituisce, dicevo, una sorta di imprinting sul quale un soggetto elabora chi e che cosa lui vorrà e dovrà e potrà essere nella sua vita. Allora, Adolfo, tu come
ti sei occupato, ti occupi di soggetti violenti, ti occupi delle vittime. Tu racconti nella tua autobiografia che la parola vittima in realtà è da poco che si usa, insomma, mi pare che sono dal 1985, la prima. Ma ecco, io vorrei che adesso tu parlassi di come sei arrivato a occuparti di chi la subisce questa violenza e di chi lo vive il conflitto subendolo. E mi piace e come sei arrivato alla mediazione, perché mi piace anche cioè, questa frase che tu hai scritto: nessuno può ambire a divenire un mediatore credibile dei conflitti altrui se prima non ha incontrato e dato un nome ai suoi. Ecco, io vorrei che arrivassi a parlarci della mediazione. Come ci sei arrivato tu? Sì, io penso che ormai tutti sappiano che cos'è la mediazione penale, che cos'è la giustizia riparativa, eccetera, eccetera. Diciamo che il tema delle vittime, quando io ero studente, era abbastanza negletto, nel senso che di vittime sia a lezione di diritto penale che a criminologia se ne parlava poco, ma io ho avuto la fortuna di fare un seminario, parlo ancora della seconda metà degli anni 70, con il professor Guglielmo Gulotta, che ha scritto, credo nel 76-77, un libro, La vittima, pubblicato da Giuffrè in una collana che lui aveva aperto. Gulotta è stato il primo professore, cioè è stata istituita una cattedra di psicologia giuridica perché lui ha aperto questa prospettiva in Italia. E quel libro, vi assicuro che ancora oggi ha una sua valenza scientifica, cioè certo ha aperto delle porte, ma prima di tutto ha avuto il merito di cominciarci a farci vedere l'altra faccia dell'amore, cioè il fatto che tutta questa visione reocentrica che avevamo era assolutamente parziale. Ornella stava facendo riferimento poc'anzi a una data, il 1985. Effettivamente quella è la data, non è che prima non si parlasse di vittime, però in cui le Nazioni Unite, tanto per darvi un'idea, per la prima volta in un documento iniziano a parlare della questione delle vittime. Perché prima era come una sorta di tabù, eppure voglio dire, in Italia erano accaduti, se vogliamo fare un riferimento di carattere storico, cioè nel 1969, io parlo ovviamente dell'epoca in cui, cioè coeva la mia, cioè non risaliamo, ma cioè, era iniziata la cosiddetta strategia della tensione. Poi abbiamo qui Silvia Giralucci, che è davvero stata una delle prime vittime, perché per la giustizia riparativa i familiari delle vittime sono vittime. Quindi del terrorismo, della lotta armata, eccetera. Per cui, c'erano tutti gli elementi, però ci si concentrava soltanto sugli autori di reato. Provate a pensare che cos'è stata tutta la legislazione, per chi è un pochino più âgé, negli anni Ottanta, sui dissociati e i cosiddetti pentiti della lotta armata. È stata una legislazione che naturalmente ha permesso di chiudere una guerra dichiarata unilateralmente, sia ben chiaro,
da chi la lotta armata la faceva, ma Monica Galfré, che è una bravissima storica, scrive un bellissimo libro qualche anno fa che si intitola La guerra è finita, diciamo, indica nel 1987 la fine, poi ci sono stati degli strascichi, per carità, delle morti ancora più assurde e inaccettabili dopo quella data. Però, diciamo, istituzionalmente la guerra finisce nel 1987. 428 morti, 2.000 feriti, 14.615 attentati hanno caratterizzato i cosiddetti anni di piombo. E tra questi c'era appunto Guido Galli. E io ho iniziato molto giovane, una volta che ho deciso che non volevo fare il magistrato, perché ho avuto quest'idea che è durata per un anno dopo la laurea, ho frequentato tutto il corso, poi non sono mai andato a dare l'esame, perché intanto ho iniziato a assistere alla cattedra di un grande maestro del diritto, Gian Domenico Pisapia, che appunto è stato per me uno, cioè forse il pilastro, che non ha potuto essere Guido Galli, ma poi ho trovato lui e con lui mi sono appassionato alla vita, cioè allo studio e alla carriera accademica, però sempre votata a una presenza dentro le istituzioni che non fossero l'università, cioè è impensabile fare il criminologo stando chiuso in una biblioteca, questo lo può fare un filologo, no? Il criminologo è un empirista, a suo modo deve andare a intercettare il mondo là fuori. E io ho iniziato a farlo attraverso una scuola di criminologia clinica, un'analisi molto, molto tosta, personale, perché senza un'analisi personale nessuno può fare il lavoro che faccio io, almeno io lo reputo che sia così. Lo studio della psicologia anche, una scuola di criminologia clinica col professor Ponti, che è stato un altro grande pilastro della mia formazione, e questo ruolo che mi sono ritagliato nel tribunale di sorveglianza, per chi non fosse addetto ai lavori, il tribunale di sorveglianza, allora si chiamava sezione, poi è diventato tribunale, è quel tribunale che diciamo concede le misure, diciamo, si occupa della vita dal momento in cui, soprattutto dal momento in cui una persona viene definitivamente condannata. Tutta la gestione dei suoi diritti gestita dai magistrati dal Tribunale di Sorveglianza, che è composto da due magistrati togati e due esperti, si chiamano così, che possono essere appunto anche criminologi. E io lì ho iniziato, forse nel periodo più caldo che c'è stato, perché era il momento in cui stava finendo la guerra, come dice Monica Galfré. Io sono entrato nell'85 e non avevo ancora 30 anni quando ho iniziato a fare il componente esperto del Tribunale di Sorveglianza, e lì hanno cominciato a sfilare davanti a me una serie di persone che poi nella vita ho rincontrato a un altro livello. Parlo di persone che avevano fatto la lotta armata e iniziavano a chiedere, anche sulla scorta della legge Gozzini e comunque di tutte le leggi ad hoc per dissociati e pentiti, misure alternative al carcere. E fu in quel contesto che appunto accadde, come sempre, cioè più che la lettura di libri, parlo della vittima di Gulotta, è quando il tuo corpo viene intramato dentro delle esperienze
esistenzialmente significanti, che il tuo paesaggio interiore inizia a cambiare in male o in bene. La mia esperienza è stata quella di, lo descrivo nel libro, trovarmi di fronte un giorno un responsabile della lotta armata che aveva ucciso una persona, un uomo delle forze dell'ordine, adesso non ricordo se carabiniere o polizia, un posto di blocco, e questa persona mi aveva colpito per due cose. Prima di tutto perché aveva un viso angelico e invece due mani che io descrivo come nel quadro di Caravaggio, quello di San Matteo, sulla vocazione di San Matteo, adesso non ricordo esattamente, un attimo di lapsus. Cioè c'è questa luce nel quadro che, se voi l'avete presente, arriva da un... non si capisce da dove. E io ho visto come queste mani illuminate, ed erano delle mani che erano completamente, non so come dire, non associate, dissociate, incongruenti rispetto al volto. Cioè il volto era un volto, ripeto, da ragazzino, e queste mani erano callose. Sapevo che erano delle mani che avevano versato sangue, ma erano delle mani di uno che anche aveva lavorato, non so, e questo mi aveva procurato un certo, già un certo, così, disorientamento, diciamo, che divenne... potentissimo quando iniziò a raccontare la sua storia, cioè questa dissociazione, non in termini giuridici, ma dissociazione interiore, era come il volto rispetto alle mani, diciamo, data dal fatto che lui raccontava in modo come se, diciamo, questa cosa non fosse stata vissuta da lui, in modo estraniato, la vicenda che lui, appunto, per ottenere il beneficio, che era la liberazione condizionale, che tra l'altro, insomma, è una misura che permette a chi ne può usufruire un grande e vasto raggio di libertà. Ecco, per ottenere la liberazione condizionale ci vuole il sicuro ravvedimento, e che è un concetto così intuitivo che ha comunque un forte spessore giurisprudenziale. E lui, per dimostrare il sicuro ravvedimento, lesse una copia di una lettera che aveva inviato alla moglie di questa persona che aveva ucciso al posto di blocco, dicendo che, appunto, lui si pentiva, che quelli erano tempi, che anche loro rischiavano la vita perché al posto di blocco poteva morire lui, oppure la persona delle forze dell'ordine, il marito, che insomma era una guerra. Ma fu proprio paradossalmente questo modo quasi meccanico, robotico, come dire, ma, cioè, io adesso esco, perché così, che mi fece vedere proprio in quel momento il mondo delle vittime, perché, lo ripeto, non c'è libro che tenga, è il mondo che ti racconta, sono le esperienze, sono le sensibilità che si acquisiscono a dirci che cosa, chi davvero vogliamo essere. E in quel momento ho visto questa, una donna sfibrata, probabilmente dal lavoro, me la sono immaginata così,
che nella casella postale trovava questa lettera dove riappariva questo mondo che era stato decapitato, cioè il suo affetto, il suo marito. Anzi, poi un particolare, lui sottolineò anche che era stupito perché non aveva cioè, ricevuto una risposta. Allora, lì si è aperto un mondo e sarà stato il 1988-89, per cui 99 sono 32 anni fa, cioè per la storia è un secondo. E lì ho detto niente, cioè la mia vita professionale naturalmente deve avere a che fare anche con le vittime. E quindi ho iniziato a trovare una possibilità di tenere insieme rei e vittime per trovare una forma di giustizia che potesse andare oltre quello che è il significato dell'inflizione di una pena, che mi rendevo conto attraverso gli occhi di quest'uomo che non aveva cambiato di un centimetro, cioè quest'uomo aveva ucciso, aveva fatto il carcere duro, perché insomma era stato allora articolo 90 dell'ordinamento penitenziario prevedeva appunto la possibilità di essere incarcerati in luoghi come l'Asinara, come cioè, dei posti dove quasi certamente queste persone poi venivano torturate. Ma niente, non c'era assolutamente, non dico resipiscenza, non dico senso di colpa, ma l'elaborazione, una revisione critica di se stessi del reato, cioè la cosmologia era rimasta totalmente violenta, iscritta dentro a una dimensione dove l'unica logica è quella dell'amico-nemico, della nemicità, della distruzione dell'altro come non come una persona, ma perché appartiene all'universo del nemico. Quindi io, e questo è poi un discorso che quando abbiamo avvicinato responsabili e vittime della lotta armata è andato fino in fondo, perché appunto, come forse saprete, per 7 anni con Claudio Mazzucato e Guido Bertagna, che sono una professoressa di diritto penale e un padre gesuita, ecco che tornano i gesuiti nella mia vita, abbiamo, attraverso poi il libro dell'incontro, raccontato come abbiamo avvicinato e fatto incontrare molti responsabili della lotta armata, non questo di cui parlo, che non partecipò mai, neanche glielo chiedemmo, ma altri molto importanti, cioè nomi che hanno fatto tremare le vene i polsi dell'Italia, e vittime altrettanto note di omicidi politici efferati che ci sono stati. Ecco, allora è stato appunto attraverso questa immagine che sono arrivato a pensare ad avvicinare questi mondi. E la giustizia riparativa ha costituito, diciamo, la risposta più logica, più stringente rispetto a queste mie idee che vagavano ancora, diciamo, in un mondo così dei sogni. E dal 1995 a oggi mi sono speso più che altro nella ricerca sulla violenza e per promuovere programmi di giustizia riparativa. In questo momento la ministra Cartabia mi ha incaricato di coordinare la commissione per la riforma penale che prevede la stesura, finalmente, speriamo di farcela, di una legislazione organica in tema di giustizia riparativa, per cui proprio in questi giorni
sono al lavoro matto e disperatissimo con altre 10 persone per scrivere questa legge. Allora, chiudo cioè, dicendo che, perché più che altro vi voglio raccontare gli episodi, poi per entrare in, cioè, spero che qualcuno magari comprerà il libro e può entrare più dettagliatamente nelle cose. 7 anni di incontri con i responsabili della lotta armata e le vittime, ma anche esperienze in Sudafrica. In questo momento sto lavorando, ogni tanto quando mi dico queste cose da fuori mi dico ecco, questo sono io, perché non me ne rendo neanche conto, però sono 3 anni che lavoro purtroppo ora solo da remoto con, per i processi di pace in Colombia, gli accordi di pace, e sono un consulente con Roberto Cornelli della HEP, che è la giurisdizione speciale per la pace in Colombia, e siamo, Roberto e io, devo dire in questo momento proprio, cioè è un onore enorme, però lì ci sono stati 52 anni di guerra civile, 8 milioni di vittime, noi ne abbiamo avute 428 più 2.000 feriti, loro hanno avuto 8 milioni di vittime in 52 anni. Una società completamente polverizzata da una guerra civile infinita, e quando le formazioni armate rivoluzionarie cubane, le FARC, hanno deciso di deporre, cioè di negoziare la deposizione delle armi, prima di dopo questo accordo di pace nel 2016 sono stati creati degli organi, tre, una commissione per la verità, questa giurisdizione per la pace, un altro. E questa giurisdizione per la pace usa la giustizia riparativa come uno strumento principale, uno degli strumenti principali per avvicinare rei e vittime di questa infinita guerra tra di loro. E appunto io sto formando tutti i mediatori in Colombia, e collaboro direttamente con i giudici, per cui ho incontrato le FARC, ho incontrato i paramilitari, ho incontrato le associazioni delle vittime, e non vi dico la difficoltà, ovviamente cioè, è una cosa quasi impossibile, però facciamo quello che possiamo. Io adesso inviterei le persone nell'ultima parte a fare delle domande, quindi se chiedete di intervenire, credo che faccia piacere intanto. Coraggio. Chi? Ecco, vedo che c'è anche la mia amica Grazia Grena, che appunto ha fatto parte di questi percorsi per 7 anni. E con la quale l'altro ieri abbiamo fatto sabato un lungo lavoro di 4 ore con i giudici della giurisdizione per la pace, con Manlio Milani, insomma. Sì, allora coraggio. Chi rompe il ghiaccio? Allora. Silvia? Sì, adesso. Okay. No, scusa, non so, non sapevo mettere. Ah, eccola lì la mano. Ecco. Trovavo la mano, scusate. E niente, volevo chiedere ad Adolfo se potevi spiegare in che modo questi percorsi di mediazione possono essere applicati anche in ambito familiare o comunque non delle grandi storie di cui ti sei occupato tu. Assolutamente. Qui il discorso scivola su ovviamente altri parametri, perché io adesso ho parlato delle cose più eclatanti, ma nel nostro centro di mediazione a Milano viene anche la signora Pina,
a cui una baby gang ha portato via la pensione, gliel'ha strappata perché si ostina a non avere il conto in banca e andare a ritirare la pensione. Ecco, o la persona che viene rapinata, o viceversa, delle diciamo situazioni che invece avvengono dentro le mura domestiche. Sulla violenza domestica ci sono, quando è perpetrata dai mariti nei confronti delle mogli, molti sbarramenti e molto anche considerati da me come provvidenziali, perché insomma adesso non posso addentrarmi nei discorsi, ma ci sono maschi violenti che sono molte volte dei narcisisti maligni. Penso che ciascuno di voi, anche intuitivamente, anche se non è un clinico, sappia che cosa significa o intuisca che cosa sia un narcisista maligno, e quindi totalmente insensibili a un livello empatico che può metterli di fronte alla sofferenza degli altri. Però i conflitti domestici possono avere anche, diciamo, delle dinamiche che riguardano il rapporto figli-genitori. Perché? Perché molte volte a essere, diciamo così, sofferenti sono sia le persone che diciamo fanno parte di quel nucleo familiare, sia le relazioni, cioè si ammalano le persone, sono sofferenti e si ammalano le relazioni di conseguenza, o se non di conseguenza, perché ci possono essere persone sofferenti e le relazioni non si ammalano, ma ammalarsi le relazioni che cosa significa? Significa che entrambe le persone che, o anche tre, quattro persone che fanno parte di un nucleo familiare soffrono individualmente per delle esperienze di vita a volte indicibili, a volte che sono molto difficili da portare nel proprio parlamento interiore, perché la sofferenza è così forte che soprattutto negli adolescenti spesso urge alle soglie della simbolizzazione, cioè è difficile per un adolescente pensare pensieri difficili da solo. Lo è per un adulto, immaginatevi per un ragazzo, una ragazza, che hanno 17, 18, 16 anni e che magari hanno attraversato anche solo attraverso delle piccole esperienze quotidiane. Non è necessario che uno abbia subito o passato chissà che cosa nella vita. Oggi c'è una dispersione di mondi, di significati, che ci rende completamente tutti quotidianamente come delle canne al vento, per citare il titolo di un romanzo che vinse, cioè di un'autrice che vinse, credo, un premio Nobel per la letteratura. Quindi è difficilissimo orientarci nel mondo, e da qui nascono comportamenti che spesso hanno delle ricadute molto concrete dentro a relazioni che tendono a rendersi claustrofiliche, cioè chiuse dentro
dei rapporti io-tu in cui non si può vedere la via d'uscita. Quindi in questi casi la mediazione, cioè la giustizia riparativa, le forme di mediazione possono aiutare, se non è necessaria una terapia della famiglia, perché naturalmente se le sofferenze sono più radicate è molto meglio andare da un terapeuta, ma altrimenti si comincia a fare un lavoro prima individuale, poi insieme a tutti i partecipanti, per cominciare a lavorare su questi su queste ferite e cominciare a dare un nome a queste ferite e poi naturalmente a mettere insieme le persone in un dialogo che può diventare possibile, perché solo cioè due persone da sole non potranno mai trovare un punto di bilanciamento. Ci sono due persone, cioè, ci sono delle domande, ma anche due persone che hanno alzato la mano. Giorgia, se le date l'audio. Ok. No, di nuovo, Giorgia, sì. Allora, sì. Vabbè, sono Adriana Ragusa, spunto con il nome di mia figlia perché su Zoom si era registrata lei e quindi per un disguido. Sono Adriana Ragusa, lavoro nei servizi della giustizia minorile di Palermo. Io volevo chiedere al professore Ceretti, approfittando proprio della sua presenza e della grande esperienza che ha, un po' come legge questo fenomeno che quotidianamente sentiamo nei notiziari rispetto a queste bande di ragazzi che sempre più, in modo molto numeroso, no? Si stanno sempre più affrontando, dandosi appuntamento a Milano piuttosto che in zone. Comunque c'è questo fenomeno che noi un po' ereditiamo da altri paesi, perché sta iniziando da noi, ora sono soprattutto, da almeno quello che viene letto, che viene detto, sono soprattutto ragazzi di seconda generazione, quindi ragazzi stranieri però nati in Italia, che quindi dove probabilmente c'è anche un problema identitario, un problema di ruolo dentro una società che probabilmente non li fa sentire appieno né in questa né in quella d'origine. Quindi tutto quello che è legato, ma io credo che sia in parte, la risposta l'ho avuta quando poco fa il professore parlava rispetto appunto al sentirsi delle canne al vento, no? Questa cosa di non avere più un orientamento non sempre chiaro rispetto a dove stiamo andando, a chi sono le figure di riferimento per noi. Quindi un poco su questo fenomeno, perché noi proprio a Palermo, come ufficio servizio sociale, si è creato proprio un gruppo di lavoro che da circa un anno sta analizzando questo fenomeno rispetto al se è un fenomeno che ha avuto una influenza anche legata alla pandemia, quindi si sono acuiti malesseri, sofferenze, difficoltà di socializzazione nei ragazzi di oggi, oppure è un fenomeno che più o meno è caratteristico della fase adolescenziale e quindi questo. Perciò volevo sentire un po' il parere del professore rispetto alla sua lettura di questo fenomeno. Grazie. Grazie a lei. Cerco di andare, io ho la tendenza ad andare molto lungo e mi scuso con tutti, però cerco di essere più sintetico perché ci sono parecchie domande. Allora, guardi, cioè una cosa è naturalmente, io per ora, cioè agire da soli naturalmente è una cosa, agire in gruppo, quindi qui parliamo ovviamente di violenza, cioè di violenze che sono commesse dal gruppo. I gruppi costituiscono una sorta di dispositivo mentale che è un po' autonomo rispetto ai singoli partecipanti. E la costruzione di un dispositivo mentale costituisce di gruppo costituisce la premessa, come insegnano i grandi maestri della psicologia sociale come Bandura o il criminologo Mazza, per una deresponsabilizzazione individuale.
Quindi diciamo che una dinamica che accade spesso, e soprattutto da quanto ho capito, parlo di quello che è accaduto a Milano la notte di Capodanno, è stato proprio un fenomeno collettivo di una riappropriazione di qualche cosa che le persone di cui faceva parte questo gruppo, almeno a mio avviso, va un po' letta in questi termini, che poi non era un gruppo, perché è come, cioè sì, c'erano alcuni, diciamo, leader che avevano pensato a questo comportamento, ma poi si sono aggregati, si sono aggregate moltissime altre persone in modo proprio, diciamo, poco pensato e poco strutturato. Ecco, il pensiero lì era quello di riappropriarsi di qualcosa che loro considerano gli è sempre stato negato, cioè l'idea di poter essere, di avere una presenza significante all'interno dei loro gruppi di pari. E questo oggi sembra essere uno dei pensieri, come dire, più ossessionanti per i preadolescenti e gli adolescenti. Essere belli agli occhi degli altri, contare agli occhi degli altri. E se non posso contare perché ho la fortuna, ma poi vediamo che questi comportamenti dilagano anche proprio in quello che è successo a Roma, almeno parliamo sempre di presunti colpevoli, anche nelle classi sociali medio-alte. Quindi è proprio trasversale, a qualunque costo io devo essere bello nella mente degli altri e collettivamente lo posso conquistare attraverso qualcosa che mi porti un godimento, inteso proprio come diceva Lacan, immediato e una notorietà, costi quello che costi. Grazie. Non so se allora Paola Toscano ha alzato la mano e poi magari leggiamo una domanda. Paola, senti. Okay. Sì. Buonasera, io sono Paola, un educatore dell'USB di Messina. Provo a fare la domanda, che se sono un po' stanca l'ho scritta in modo tale da vedere di poterla fare chiaramente. Volevo chiedere al professore la sua opinione rispetto allo spettatore, che è uno dei tre soggetti, vittima e carnefice, nel dispositivo, diciamo, del bullismo, nel dispositivo, sì, lo chiamerei così, quindi in una situazione dove c'è un carnefice, una vittima e uno spettatore, che possa essere bullismo o cyberbullismo. Quindi, insomma, volevo chiedere a lei il ruolo dello spettatore in questo dispositivo. Non so se sono stata chiara. Chiarissima, è un tema enorme, che è quello della violenza assistita, e che sappiamo essere, è proprio quella che con Lorenzo mettiamo come una delle fasi della brutalizzazione, perché adesso senza ricostruire tutte le cosmologie, ma nella costruzione di un cosmo violento, uno dei passi che noi abbiamo ritrovato tantissimo nelle storie di vita delle persone che abbiamo intervistato è proprio la violenza assistita. Adesso io sto un attimo esulando dal bullismo, la porto più sui miei temi, però nell'addestramento violento, proprio l'idea che io posso minacciare di far male, cioè faccio male a una persona a cui tu vuoi bene, ti faccio vedere che le faccio male per renderti sempre più vulnerabile e disposto, per esempio, ad acquisire tutta una serie
di valori che possono essere dei valori violenti, dei valori mafiosi, dei valori... ecco, per quanto riguarda il bullismo, naturalmente tutto questo crea un contesto atroce, perché per chi, diciamo, è lì senza essere coinvolto dai bulli, ma senza peraltro potersi sottrarre alle situazioni, costringe l'attore di questi comportamenti a farsi delle domande che sono disastrose. Cioè, con chi voglio stare io e chi sono io? E ci sono dei conflitti morali enormi. Cioè, da una parte farsi portatori degli interessi dei più deboli e cercare di difenderli. Ma questo non succede quasi mai, perché il terrore è quello poi di essere a propria volta bullizzati e soprattutto di essere derisi per avere fatto questo gesto che, non so, cioè a me viene in mente Schindler per voler fare un caso, cioè richiamare un nome eclatante, cioè persona che salva centinaia di altre persone, e quindi dovrebbe essere il primo passo verso un'empatia. Ma io vado poco nelle scuole perché non ho tempo, ma ci vanno molti mediatori che vivono con me, che è bello questo lapsus, che lavorano con me ma è come se vivessero. Noi facciamo supervisione una volta ogni 3 settimane, un pomeriggio, e portano tantissimi casi appunto di ragazzi che quando si fanno gli interventi in classe hanno finalmente il coraggio di parlare di questi conflitti morali. E quindi è terribile. Con chi sto io? Perché non ho il coraggio di oppormi? Dove posso trovare la forza per farlo? Grazie. Lei. Ti leggo una domanda, Adolfo, e poi sì, magari c'è un'altra, una mano alzata, di Natasha Giosta. Vorrei sapere se lei pensa che i valori morali e religiosi e la cultura fruita, per esempio, attraverso la letteratura, possano contribuire a correggere una cosmologia tendenzialmente violenta a causa del contesto. Beh, questa è una domanda da 1000 punti, come tutte le altre, peraltro. Perché che cosa c'è? Allora, farei delle grandi distinzioni, cioè una distinzione innanzitutto tra la letteratura e altri, non so, il cinema e internet, cioè sono 3 mondi diversi. Dunque, cerco di non perdermi, perché se comincio a ragionare in questa dimensione, facciamo domani mattina. Mi interessa parlare prima di tutto un attimo dei valori religiosi, perché qui è ancora una volta una questione di cosmologia. Quando io faccio le mie formazioni, faccio sempre vedere un pezzo di un film bellissimo che adesso un attimo, perché non mi ricordo, ogni tanto mi dimentico i titoli dei film che conosco meglio, vediamo se lo ritrovo qua. No, naturalmente no. Comunque è un film con Leonardo DiCaprio. Eccolo qua, la filmografia, scusate un attimo, si intitola The Departed, il bene e il male, è un film di Martin Scorsese con Matt Damon e Leo DiCaprio e Jack Nicholson.
In questo film c'è una sequenza meravigliosa che è l'inizio di una cosmologia violenta, dove si vede questo ragazzino che entra in una... in un bar dove incontra questo boss della malavita che è venuto a, diciamo, taglieggiare i padroni del bar. E questo lo riconosce come il figlio di un ex, cioè di un ex appartenente alla propria banda che è stato ucciso. E subito cerca di assoldarlo. E poi vediamo... in una stretta sequenza di immagini, un contributo che è geniale per uno spettatore come me. Prima di tutto Jack Nicholson, che è il capo gang irlandese, dice: io non voglio appartenere a un mondo, il mondo, adesso non me la ricordo esattamente, comunque deve appartenere a me. E quindi per qua si capisce già di che pasta è fatto. Dopodiché lo si vede mentre addestra il giovane Matt Damon, che poi sarà Matt Damon nel film, e lo si vede mentre gli dice: a te piace, cioè se tu vai in chiesa che cosa ti dicono? In piedi, in ginocchio, in piedi, in ginocchio. Vuoi fare parte tu di questo mondo? E nello stesso tempo si vede il piccolo Matt Damon in chiesa che fa il chierichetto, perché evidentemente... sua madre l'aveva comunque mandato a fare catechismo e il chierichetto. E quindi tu vedi come, proprio come spettatore, come un bambino viva al confine tra questi due mondi e di come... L'altro significativo poi diventi il capobanda, perché se lo conquista lo porta a sé. Però quei valori religiosi che questo bambino ha introiettato nella nostra visione, è in quel parlamento interiore, se, come dire, un valore religioso è arrivato, potrà esserci un momento nella vita in cui potrà essere di nuovo riacceso. Quindi questa è l'idea del conflitto nel Parlamento. E naturalmente il cinema, la letteratura e i media in generale, internet, possono, hanno un ruolo enorme nel orientare violentemente una persona. Pensate a che cosa sono i ragazzi radicalizzati di seconda generazione. Cioè questa radicalizzazione, cioè, la radicalizzazione dell'Islam e non avviene attraverso internet, attraverso contatti in internet. Questi ragazzi sono quasi sempre profondamente, diciamo, atei, non sono dei musulmani credenti, ed è su internet che costruiscono una parte significativa della loro conversazione interiore, cioè iniziano a odiare attraverso la comunicazione con internet. Naturalmente la letteratura è meravigliosa, il cinema è meraviglioso, e questo può avere una valenza straordinaria nel darci degli orientamenti. Senti, Adolfo, immagino che tu sia stanco, quindi... No, oggi meno della volta scorsa, per cui se qualcuno vuole fermarsi ancora qualche minuto, io... Allora, c'è la mano alzata di Elena Secci e poi ci sono delle altre domande. Per esempio, qualcuno chiede
Aspetta, scusa, Angela, amico, cosa fa in concreto? Il mediatore è troppo per attuare la giustizia riparativa, ma soprattutto quali strumenti utilizza? Mi viene in mente il tuo, la riflessione che hai fatto sull'ascolto, per esempio, che credo che sia uno degli strumenti principali. Certo, l'ascolto empatico, questo è quello che i mediatori devono imparare. Nel nostro modello di mediazione, la prima cosa che si dentro la quale si è gettati durante un corso di formazione è l'ascolto empatico, perché è appunto la nostra conversazione interiore è infinita. Noi conversiamo con noi stessi 24 ore al giorno, insomma, qui non bisogna andare ai padri del pensiero anche religioso per capire che cos'è un soliloquio, ma io credo che adesso ho perso un attimo il filo, cioè la domanda, scusami, su che cos'era, perché... Sugli strumenti della, sì, della, ecco, mediazione. Sì, appunto, mentre noi parliamo con noi stessi, facciamo fatica ad ascoltare gli altri. Cioè, cerco di rendervelo in due parole, ma provate a pensare quando discutete con qualcuno animatamente. Torniamo anche all'esempio che ha fatto Silvia Giralucci quando ci diceva che cosa succede dentro a un contesto familiare complesso. Beh, succede che tutte e due le persone che parlano, che prendono parte a una discussione, che può anche essere una discussione dove c'è un attacco fisico o alle cose, io in realtà continuo solo ad ascoltare la mia sofferenza, il mio punto di vista, e non riesco ad ascoltare l'altro e il punto di vista dell'altro. Questo è la chiave dell'ascolto empatico. Non è una magia, ma è semplicemente una modalità di comunicare in cui io posso aiutare una persona a portarla, oltre che ascoltare se stesso, ascoltare davvero chi è il mio interlocutore e viceversa. E questo, adesso, un corso di formazione alla mediazione dura 240 ore, e io ho 3 minuti e lo chiudo in questo. Però è la possibilità di vedersi reciprocamente, di cominciare a pensare che un altro diverso da noi è anch'esso una persona che è un portatore di diritti, è un portatore di esperienze, è un portatore di mondi, è un portatore di aspettative nei miei confronti, e che non sono solo io a esserlo. C'è Elena che aveva alzato la mano. Sì, non so se mi sentite. Sì. Ok, buonasera. Allora, io vorrei fare 3 domande, forse un po' tecniche per il professor Ceretti, però se ha la possibilità di rispondere mi farebbe piacere. Allora, intanto la mediazione penale appunto richiede, in tutti i documenti richiede che l'autore del reato riconosca gli elementi essenziali del fatto, da lì si deve partire. Senza questo riconoscimento non si può, ovviamente anche col consenso della vittima. Io mi chiedo, rispetto al principio di non colpevolezza, come si può conciliare questo aspetto in un'eventuale mediazione penale da pensare in fase di cognizione e non in fase di esecuzione? Questa è la prima domanda. Ci fermiamo a questo un attimo, perché okay, è un domandone enorme. Guardi, stiamo legiferando su questo punto, posso dire solo questo. Comunque ha centrato un tema molto, molto, molto importante. Non posso andare oltre perché lo leggerà nella legge che speriamo vedrà la luce. Noi dobbiamo consegnare tutto entro il 31 marzo. Io immagino che lei sia una giurista e anche raffinata, e quindi
complimenti per la domanda. Mi spiace non poterle rispondere subito, però se ha tempo due o tre mesi troverà la risposta. Posso fare le altre due? Se posso, Ornella. Gli altri. Sì, magari una e poi ci sono anche, cioè poi credo che non possiamo più di spremere ancora, poi mi sento in colpa. No, devo andare a fare la spesa poi per mia sorella, mio cognato e mia nipote che hanno tutti e tre il Covid e sono a casa col Covid, altrimenti non mangiano. No, va bene, allora sono anche questi no, no, ancora 5-10 minuti posso rimanere, però non di più. Posso? Va bene, poi ci sono anche parecchie domande, ma vabbè, resteranno. Va bene, un'altra domanda. Ok, poi un'altra domanda è se pensa che una vittima accompagnata appunto durante il percorso, durante la fase della cognizione, possa poi arrivare meglio a un percorso di mediazione anche successivamente, diciamo una vittima riconosciuta, curata nei suoi bisogni già nella fase della cognizione può poi meglio giungere a più facilmente accettare con percorso, essere disponibile nei confronti di un percorso di mediazione con l'autore del reato. Che anche questa è una bella domanda, a questa posso rispondere, però non so se so rispondere. Io credo fermamente, ovviamente, di sì, cioè che soprattutto in una fase di cognizione l'incontro con l'altro renda comprensibile a se stesso l'entità dell'accaduto e questo è il senso, cioè che cosa il senso che questa cosa ha per me e quindi anche se ci sarà una poi ci sarà una punizione perché molto spesso poi le persone cioè anche la mediazione come la messa alla prova estingue il reato, anche su questo dobbiamo legiferare che ricadute avrà adesso che possiamo avere una legge effettivamente e, anche qui io non posso addentrarmi ma stiamo facendo un lavoro mostruoso per rispondere a questa domanda, ma diciamo da un punto di vista esistenziale le vittime che beneficio possono trarre? Non parlo di benefici processuali perché questo ripeto, delle legge ferenda, dal punto di vista esistenziale. Ecco, io sono convinto che anche per le vittime la verità personale, oltre che la verità giudiziaria, la verità storica, sia un tassello decisivo per la propria guarigione, cioè per promuovere guarigione. Il processo non guarisce, il processo restituisce colpe, responsabilità e carcere. Le vittime hanno bisogno, a mio modo di vedere, possono avere la necessità di capire perché io e perché in quel momento. E questo paradossalmente avviene soltanto attraverso l'incontro con chi il male l'ha inferto. È un paradosso, sì, è un paradosso, però questo è quanto. Quindi, ragazzi miei, se io voglio uscire da quel congelamento della memoria che il reato provoca e da quel congelamento del mio corpo e dal rancore, forse una delle poche cose possibili è lavorare su questo. Bene, io direi ringrazio tutti anche per le domande, ce n'erano ancora di Fortunata, di Ilaria Marconi, di Cinzia, di Nicola, però di Carmela Bertone, insomma. Sì, vorrei leggere un
Vorrei almeno che fossero lette, se le puoi leggere tutte e poi chiudiamo, perché mi sembra allora, che sia... Sì, allora, Fortunata, secondo lei quali sono i segni della violenza psicologica di cui soffre oggi la nostra società in tutti i contesti, anche quelli educativi come la famiglia e la scuola? Si è mai occupato di mobbing e bullismo? Poi, mobbing no, bullismo sì. Ilaria Marcona, professore, qual è il percorso più idoneo per diventare mediatore? Cinzia, come si può lavorare sulla mediazione penale all'interno di un carcere? Poi... Ornella, qui puoi insegnarglielo tu. Sì. Assolutamente. Chiara Coop, poi torno sull'argomento bullismo come fenomeno giovanile. Come volontari di Telefono Azzurro trattiamo ampiamente questo argomento durante i laboratori nelle scuole, specie l'aspetto del cyberbullismo. Facciamo anche incontri con i genitori e quello che abbiamo notato è il diffuso scansare ogni responsabilità che questi adducono, vista la loro scarsa conoscenza dei mezzi informatici. Genitori in carcere, stampa. Come si può affrontare quindi un processo di responsabilizzazione e di intervento in ambito familiare quando è la famiglia che ne fugge? Grazie. Poi... Bellissime domande. Cristina Arnaboldi dice: il mediatore è un bellissimo specchio pulito che riflette le emozioni del reo e della vittima. Patrizia Ferra, potrebbe gentilmente indicare il corso attraverso il quale formarsi come mediatore a Milano? Non esiste, noi non formiamo, e questo lo dico un po' con orgoglio, scusami se mi soffermo un secondo, perché non abbiamo mai fatto un mercato della formazione. Perché fino a quando non c'è una legge, cioè noi abbiamo formato soltanto gruppi che nascevano intorno a un progetto finanziato, eccetera, eccetera, o un centro che stava nascendo, non così a caso, perché poi si creano dei disoccupati. Adesso, quando ci sarà una legge, vedremo che cosa cambierà. Poi c'è Nicola, caro professore, come sempre quando ciao, ti ascolto Nicola. Mi colpisce la tua profondità che definisco disarmante, grazie. Oggi all'interno del mondo del carcere è sempre più difficile trovare luoghi, persone con cui guardarsi, parlarsi con questo respiro e profondità. Citavi l'esempio che ti ha particolarmente segnato della persona detenuta che chiedeva la condizionale che aveva ucciso una persona delle forze dell'ordine. Dicevi, quest'uomo dopo tantissimi anni non era cambiato. Fermo restando che nulla può impedire alla persona di cambiare, di prendere coscienza del male fatto, mi sembra importante porsi anche la domanda: che cosa in 25 anni di carcere non ha funzionato del sistema? Alcune persone che tu e i tuoi amici avete incontrato con quello che avete fatto, mettendovi in gioco, avete permesso a queste persone di fare un percorso, anzi avete fatto assieme un percorso, grazie. Grazie. E poi Elena Busato, io sono madre adottiva e insegnante al liceo scientifico Tito Lucrezio Caro di Cittadella. La sua lezione stasera mi ha aiutato a comprendere ulteriori aspetti sulla vita travagliata di mio figlio colombiano, arrivato in Italia all'età di 12 anni con una vita di strada intrisa di violenza e di sofferenza. Un percorso lungo che durerà tutta la vita per aiutarlo a comprendere che la rivoluzione pacifica potrà essere una buona alternativa nella sua vita di 23enne. E viva poi, la Colombia. Poi Angela D'Amico, grazie mille prof per la generosa disponibilità e per i contributi notevoli che ci offre. Un grazie a Ornella per tutto ciò che riesce ad organizzare, consentendoci di mantenere alta l'asticella della sensibilizzazione su queste importanti tematiche. Grazie davvero anche da parte mia, Ornella. Tanto. Poi insomma ci sono altri ringraziamenti. Emanuela Vitale, ci consiglio la storia di Amo Caino Abele, la storia di Claudia Francardi e Irene Sisi che ci sarà venerdì mattina per chi vuole partecipare con le scuole. E poi lei hai già risposto sul percorso per diventare mediatore per adesso. Basta, insomma, ecco. Grazie. Vedo anche Carla Chiappini adesso sì. E la saluto col cuore. Tutti. Grazie, allora, grazie a tutti. Magari c'erano anche altre persone. Bruno, adesso sì. Lo vedo. Bruno che è citato nella prima pagina
del diavolo mi accarezza i capelli per la sua somiglianza con uno dei fratelli, con Harpo Marx, almeno io lo vedo molto. Quando avevi più capelli, Bruno, e più ricci, assomigliava a Harpo Marx. E quindi va bene. Comunque, grazie davvero anche della tua generosità, Adolfo, perché... No, è un piacere per me, insomma, poi non so a Padova, però Milano è quasi ancora come... in lockdown, non si esce. Io personalmente poi tutto quello che ho passato non vado nei ristoranti, non vado nei bar, non vado da nessuna parte, neanche a casa di amici, di amiche, perché insomma sono un po' terrorizzato se mi ripiglio il Covid, e quindi per me è anche uno stare insieme a questo caldo. E quindi vi auguro buona serata. Grazie, e per tutti chi deve... presto. Grazie Adolfo, e guardate il prossimo appuntamento.